A Bruxelles, al Parlamento europeo, questa giornata dedicata ai prodotti mugellani, non poteva mancare Roberto Nocentini, che è presidente provinciale di Coldiretti ed è presidente della cooperativa agricola di Firenzuola. La carne del Mugello è arrivata da molte parti, ma in Parlamento europeo forse non era mai arrivato. Soddisfatto? È molto soddisfatto, sono molto, orgoglioso di aver portato un progetto intanto di Coldiretti a Bruxelles, perché il nostro progetto è la prima cosa è la provenienza della materia prima, la stagionalità, chilometro zero. E allora qua siamo venuti a presentare tutti i prodotti, tantissimi prodotti, pane, tortelli, marrone e carne che provengono dal nostro territorio, dalla nostra terra. In particolare, appunto, abbiamo anche la cooperativa agricola di Firenzuola, dove ci sono tantissimi soci, sono 130, che operano nel territorio del Mugello, dove con la tradizione ormai dei nonni, ma con delle tecnologie ormai moderne, dei nostri giovani, e sono anche tanti, riusciamo a realizzare un prodotto di eccellenza che proviene proprio dai nostri pascoli. Le nostre fattrici arrivano dall'Alto Mugello, Basso Mugello, quindi l'obiettivo linea vacca vitello, benessere animale, e cerchiamo sempre di ottenere un ottimo prodotto di qualità. Cosa chiedete alle istituzioni? Siamo nella istituzione più grande, si può dire, istituzione europea. Ecco, cosa chiedete alle istituzioni in questo momento come allevatori? Diciamo che bisognerebbe unificare un po', i premi che ci sono, per la competitività, rispetto a altre regioni. L'Italia, non è competitiva, per cui un'uniformità di regole in tutte le nazioni europee per quanto riguarda la zootecnia.